Nel giugno del 2015, come medico infettivologo, facevo parte di un team di biocontenimento dell'aeronautica militare. Fummo chiamati per il trasporto di un paziente, un infermiere sardo, Stefano Marongiu, che era rientrato da una missione dal Centro Africa affetto da Ebola, una epidemia che in quel momento imperversava in quella regione. Stefano era rientrato in Italia, si era ammalato presso la propria abitazione e fummo attivati per il trasporto presso lo Spallanzani di Roma con un velivolo della 46esima Brigata Aerea di Pisa che appunto ci ha permesso di, con questi sistemi isolati che l'aeronautica militare utilizzava per il trasporto dei pazienti infettivi, di poter prelevare in sicurezza questo paziente. Al momento dell'arrivo presso l'ospedale di Sassari, Stefano versava in condizioni critiche e era necessario, come dire, intervenire subito, e prendere appunto la decisione di farlo fu una responsabilità molto, molto grande. Però le cose andarono bene, Stefano fu portato allo Spallanzani e dopo 30 giorni riuscì a uscire da questa brutta malattia. Dopo questo trasporto ho cominciato a frequentare Stefano poiché siamo diventati amici in quanto lui ha partecipato ai nostri corsi di formazione e in qualche modo ci siamo continuati a frequentare anche perché io ho conosciuto la sua futura moglie che era un tecnico di laboratorio dello Spallanzani di Roma che lui aveva incontrato in Africa durante la sua missione. E questa amicizia è perdurata negli anni, un rapporto che si è, come dire, perpetrato anche in considerazione della stima reciproca professionale che in qualche modo avevamo maturato. E lui mi aveva sempre considerato come colui che l'aveva in qualche modo salvato. In realtà io a questo non avevo mai pensato, perché avevo sempre pensato che era il mio lavoro, che comunque dovevo in qualche modo adempiere al mio dovere di medico e di medico dell'aeronautica militare. Fino a quando poi nel dicembre dello scorso anno mi sono trovato in una condizione che non era prevista, perché io a un certo punto mi sono trovato positivo per l'infezione da virus della SARS-CoV-2 e in tempi molto rapidi sono finito in un reparto di terapia intensiva presso l'ospedale Spallanzani di Roma. E questa cosa non prevista, non prevedibile per me, perché comunque anche in qualche modo non ero forse preparato a viverla, mi ha fatto trovare in una condizione che da medico, come dire, che si occupava dei pazienti, a paziente che doveva in qualche modo essere trattato. E in quella situazione in terapia intensiva ho vissuto 3 settimane e laddove mi sono trovato, diciamo, piano piano a, come dire, uscire fuori da questa malattia, anche grazie e soprattutto a Stefano, che ho ritrovato in quell'ospedale come infermiere professionale e che si è preso cura di me, fondamentalmente con il supporto di terapie, ma anche e soprattutto col supporto di un amico, di una persona che avevo conosciuto e che in qualche modo si preoccupava anche delle piccole cose, come radermi la barba, perché era una cosa molto importante, poiché io indossavo una maschera e quindi la maschera doveva aderire al volto in maniera perfetta per supportare la respirazione assistita, e quindi in qualche modo mi ha accompagnato in un percorso che alla fine mi ha permesso di farcela. Quindi questa esperienza, quello che mi ha dato, e mi ha dato, diciamo, come dire, la conoscenza che fare comunque il proprio dovere, fare del bene forse in qualche modo è utile, perché poi questo bene torna.